Giovanni Fecondo al COTIR, continua la protesta sui tetti, ma continua anche la proposta del centro di ricerca. Ieri c'è stato un incontro ad Atessa sulla semina su sodo. Questa visita rientra in un progetto triennale che abbiamo avviato l'anno scorso nell'ambito dei programmi CRR, cioè per i programmi finanziati dalla Regione per i centri di ricerca. È finalizzato questo progetto alla diffusione di questa tecnica di semina su sodo su tutto il territorio della nostra Regione. Infatti ieri siamo rimasti molto soddisfatti in quanto hanno partecipato numerosi imprenditori agricoli provenienti da tutta la regione Abruzzo, in quanto sono molto interessati a questa tecnica, sia perché questa consente la riduzione dei costi di produzione, quindi rende l'azienda più competitiva, e sia perché si riduce l'impatto ambientale, in quanto soprattutto negli ambienti collinari si riduce il rischio di erosione, e poi questo consente ovviamente nel tempo, negli anni, un recupero della fertilità dei nostri terreni, che attualmente, in seguito all'adozione della tecnica convenzionale, ha raggiunto soglie di desertificazione. Ci sono bandi europei in scadenza, committenze con privati e tant'altro che possono andare perdute se non si salva il centro di ricerca. La tecnica della semina su sodo si basa, fra le varie, sull'utilizzo di un erbicida che attualmente non è ben visto, che è il glifosato. Noi abbiamo già presentato in collaborazione con la Regione Puglia un progetto dove era previsto appunto l'utilizzo di molecole alternative rispetto al glifosato. Ovviamente lo stesso progetto l'avremmo potuto presentare anche presso la nostra regione Abruzzo, ma purtroppo nelle condizioni in cui ci troviamo si sperava di uscire dalla liquidazione e quindi di essere eleggibili ai fini della presentazione di queste progettualità.